Le fonti advisory update, ottobre, il mese dell'educazione finanziaria. Questo è l'argomento generico e generale, l'argomento un po' di base che stiamo affrontando appunto nel mese di ottobre. In realtà l'educazione finanziaria è sempre centrale sulle fonti TV e ovviamente anche per voi che ci seguite. Su questo noi puntiamo molto, però ancora di più in quello che è riconosciuto come mese dedicato proprio all'alfabetizzazione finanziaria. Abbiamo già avuto modo di ricordare che in Italia purtroppo c'è ancora molta carenza in quanto a conoscenze di base, perché poi non si tratta di avere una conoscenza al 100%, dipende anche cosa si fa nella vita chiaramente, però le conoscenze di base che sono collegate direttamente ai nostri comportamenti, ai nostri atteggiamenti nella vita di tutti i giorni, come amministrare le nostre finanze, e le nostre finanze dobbiamo assolutamente amministrarle. Si tratta proprio anche della spesa di tutti i giorni, per esempio. Quindi, approfittando di questa importante iniziativa che è giunta alla quarta edizione quest'anno per il 2021, confrontiamoci con la realtà economico-finanziaria e cerchiamo di capire come fare ad aggiungere sempre più conoscenza e sempre più formazione a noi stessi. Allora, intanto saluto Matteo Talarico che è con me per questa parte di diretta. Matteo, buongiorno e bentrovato. Ciao Manuela, buongiorno a te, grazie per avermi invitato. Grazie a voi, anche perché insomma ci siamo molto trovati in questa, come dire, in questa convinzione nel voler dare spazio a tutti i temi che ruotano intorno alla finanza, proprio per parlare dell'educazione finanziaria che deve essere sempre più battuta, sempre più seguita, cosa che invece ancora non si fa in Italia. Sei d'accordo? Quindi anche voi di Oggi Trading, insomma, cercate di battere su questo punto. Assolutamente sì, come diciamo sempre, siamo i primi negli ultimi anni nelle classifiche calcio, pallavolo, insomma anche adesso Nobel nella fisica, quindi pasticceria, abbiamo vinto anche il premio, se non mi ricordo male, come miglior pasticceria al mondo, però nell'educazione finanziaria siamo tra gli ultimi paesi, quindi dobbiamo cercare un po' di ribaltare questa classifica e speriamo di, noi cerchiamo di dare il nostro contributo come stanno facendo tanti altri, speriamo che questo porti a qualcosa di buono Sì, chiaramente. siamo penultimi tra i paesi OCSE in quanto alfabetizzazione finanziaria, anche stando a uno studio recente, potete trovarlo insomma anche su internet della Banca d'Italia dell'anno scorso, insomma siamo anche lì 26esimi su 27 paesi che sono stati presi in considerazione proprio sul fronte dell'educazione finanziaria. Sì, bisognerebbe insegnarla dalla scuola banalmente, a volte purtroppo dobbiamo anche, perché non è colpa nostra come individui singoli, no? È un po' il tema della formazione, dei percorsi scolastici che a volte sono proprio scollati da quella che è poi la realtà. Magari ci insegnano a scuola concetti che non utilizzeremo mai più e invece non ci insegnano questioni come questa, che invece poi si traducono direttamente nella vita reale. Ma detto questo, allora, regia, mettiamo il secondo titolo che ci porta ad analizzare un termine che non si usa mai, ma che invece è assolutamente attuale. Allora, adesso ti do subito la parola, Matteo. Permettimi solo di dire che il termine inflazione lo conosciamo tutti, ne parliamo a mai finire. Banche centrali, gli investitori che hanno paura dell'inflazione, detto proprio in modo superficiale e di base, è l'aumento dei prezzi, ma questo insomma forse non sarebbe stato neanche il caso di dirlo. Tutti temono l'inflazione, però non si parla appunto di questo, della shrinkflation. Che cos'è? Spiegalo tu, Matteo, e poi portiamo anche qualche esempio nello specifico. Sì, allora la shrinkflation possiamo definirla un'inflazione un po' atipica, avviene generalmente nei generi alimentari o comunque nel grocery, quindi parliamo anche ovviamente quando andiamo al supermercato, è una cosa che possiamo notare più facilmente rispetto magari ad altri settori. Shrinkflation dico che è un'inflazione un po' atipica perché l'inflazione, come hai detto tu, è un innalzamento del livello dei prezzi, quindi questo cosa vuol dire? In altri termini vuol dire riduzione del potere di acquisto. Quindi quello che io ad esempio oggi pago 10 euro, ottengo pagando 10 euro, domani per ottenere la stessa quantità di quel prodotto magari me ne occorrono 11-12. La shrinkflation consiste, shrink intanto cosa vuol dire? In italiano vuol dire restringere. Shrinkflation perché? Perché si parla di prodotti che vengono venduti a prezzi che magari sono quelli che sono sempre gli stessi, qui non c'è un cambio di prezzo come l'inflazione, che il prezzo del prodotto sale, ma viene ridotta la quantità che viene venduta di quel prodotto. Questo
Quindi facciamo un esempio, io ho sempre i miei 10 euro, quindi oggi quello che compro con 10 euro lo compro anche domani con 10 euro. L'unica cosa è che se oggi compro 8 nella confezione, supponiamo, di cereali o di qualsiasi cosa, c'è 8, nella stessa confezione domani, sempre con 10 euro, ci potrà essere 7. Quindi c'è una riduzione di quello che trovo all'interno, di quello che posso acquistare. Il mio potere di acquisto in questo senso si erode, non c'è un innalzamento dei prezzi come nell'inflazione, però il concetto di erosione del potere di acquisto rimane ed è esattamente lo stesso. Esatto, infatti i concetti che sono legati insieme in questa parola sono contrazione e rincaro. Perché rincaro? Perché anche se il prezzo è uguale, però ovviamente se ottengo meno da quello che compro ho pagato di più, no? Qualcosa, cioè è un concetto indiretto, ma è lo stesso tema. Quindi per esempio, Matteo, se io vado al supermercato a prendere un pacchetto di biscotti, magari il prezzo è uguale, quindi non mi rendo conto del fatto che il prezzo sia aumentato, ma all'interno della scatola non avrò 20 biscotti, ma ne avrò 12. Adesso, vabbè, cifra assolutamente a caso, però per arrivare mirati alla questione. È così, giusto? Sì, il concetto è quello. E diciamo che è un po' infima perché comunque tu non la noti di primo impatto questa cosa qua, perché generalmente al supermercato non è che ti mostrano il pacchetto prima con 12 biscotti e poi quello con 8 con lo stesso prezzo. E generalmente non è una distinzione così 8-12, magari ti riducono di 20 grammi il peso della pasta, 50 grammi su 500, quindi fai anche più difficoltà ad accorgerti. Questa è la cosa su cui secondo me bisogna stare abbastanza attenti. Ok, assolutamente. Allora, per esempio, abbiamo anche dei contributi fotografici che ci mostrano questo. Io invito Matteo Talarico a condividere queste fotografie che ci mostrano come nel corso del tempo effettivamente ci siano dei beni di largo consumo, in questo caso mostreremo delle foto di cibi, si sono, diciamo, gra che gradualmente si sono un po' rimpiccioliti. Ecco, diciamo così, che cosa ci hai portato? Allora, avevo portato una fotografia del famosissimo Big Mac, quindi non sarà una cosa piacevole per tutti i vegetariani, però comunque questo è il Big Ti Mac. ringrazio per la delicatezza perché praticamente hai lanciato l'amo a me, però comunque insomma ci mancherebbe altro. Per far Effettivamente capire un attimo come funziona la questa fotografia. grandezza è effettivamente, cioè questo è il classico esempio perché si nota subito insomma la differenza. Sì, e qua abbiamo comunque dei dati dal 72, Big Mac del 72 contro un Big Mac del 1990. Io temo che oggi Big Mac non è che sono amante di McDonald's, però avendolo mangiato forse un annetto e mezzo fa, mi ricordo che era anche più piccolo rispetto a questa foto. Quindi parliamo del 2010-2020, ancora una diminuzione della quantità del prodotto. Però questo cos'è che ci fa capire? Innanzitutto che l'inflazione c'è. Perché, come c'è anche scritto in questo post che abbiamo pubblicato, effettivamente il prezzo del Big Mac è andato dall'80 al 2020 da 50 centesimi a 8 dollari negli Stati Uniti. Quindi inflazione assolutamente c'è. Ma non solo, c'è anche la shrinkflation, quindi è una doppia arma questa cosa che dobbiamo combattere noi. Perché il Big Mac ha perso anche il 40% della sua grandezza, quindi non solo è aumentato di prezzo a causa dell'inflazione, ma è anche diminuito di volume, quindi di quantità di prodotto a causa della shrinkflation. Quindi quando si sente molto parlare, sì, bisogna proteggersi dall'inflazione di qua di là, bisogna proteggersi anche dalla shrinkflation. E questo perché? Perché in un mondo che sta diventando sempre più competitivo, un mondo in cui le aziende sono sempre più in competizione l'una con l'altra, chiaramente la cosa difficile qual è? Alzare i prezzi. Perché alzare i prezzi ormai sarebbe come dire, o hai un prodotto che è veramente top, monopolio, come puoi dire, Apple li può alzare i prezzi, perché tanto la gente Apple la compra sempre. Però le aziende un po' più piccole cosa fanno? Non è che possono dire la Barilla, per esempio, ci sono tanti tipi di pasta, a Barilla non possiamo dire che abbiamo monopolio della pasta, no? No. Quindi non può vedere e dire alzo i prezzi, altrimenti le persone vanno su un altro tipo di pasta. In Italia ce ne sono tanti, qua ovviamente dove sono io la Barilla è un po' l'unica, quindi per forza di cose devo andare sulla Barilla, però
In Italia ci sono tanti tipi Beh, di pasta. certo, assolutamente sì, uno dirotta da un'altra parte, quindi è un po' una sorta, cioè diciamo che un po' un inganno, siamo inconsapevoli di quello che succede quando effettivamente c'è la shrinkflation. Tu hai detto un'altra cosa importante, effettivamente lo volevo rimarcare anch'io, intorno al tema dell'inflazione invece di cui si parla in modo diffuso e continuo, si dice, se ne dicono di ogni, nel senso che si parla di inflazione temporanea, strutturale, addirittura c'è chi sostiene che non ci sia l'inflazione, che non sia un problema. Quindi tu, Matteo, invece stai dicendo l'inflazione c'è come? Inflazione che è visibile perché se si alzano i prezzi lo notiamo subito, chiaramente, ma c'è anche quella più invisibile, ecco, permettimi questa, non so se è una licenza poetica, ma quasi è la shrinkflation, appunto, quella più invisibile. Sì, quella un po' più invisibile, che però alla fine c'è. Ma anche l'inflazione possiamo, secondo me, definirla invisibile. Non è che noi vediamo un rincaro enorme del Ah prezzo dei no, nostri prodotti. Poi, vabbè, certo. adesso non possiamo dire che non ci sia inflazione, perché secondo me le stime che vengono date sono anche basse. Cioè, i dati che vengono, scusa, rilasciati dagli istituti di statistica nazionali, negli Stati Uniti, europei, secondo me sono un po'. Non dico taroccati, però un po' tenuti a ribasso rispetto a quella che è la realtà dei fatti, però questa è la mia opinione personale. Quindi l'inflazione c'è, e anche quella invisibile, che come l'hai definita tu, può essere definita invisibile, però se tu paragoni poi il Big Mac prima e il Big Mac dopo, è visibile come? E ti posso anche far vedere un'altra Ah foto no, se vuoi. certo, no, no, ma è visibile assolutamente. No, facciamo rivedere un attimo il Big Mac, perché poi invece per par condicio ti chiedo di farmi vedere anche qualcosa che non abbia a che fare con Adesso la. ti faccio vedere anche qualcos'altro, Però, sì. dicevo, no, no, è visibilissimo ovviamente, però tu mi dicevi questo è un Big Mac del 72 e un Big Mac del 90, cioè non è che è cambiato improvvisamente, no? È chiaro che No. se esatto, da un giorno all'altro andiamo a prenderci un panino e ce lo ritroviamo in questa differenza di dimensioni, ci accorgiamo, ma è cambiato nel tempo, per quello che è invisibile, perché poi vederlo oggi è palese, ma probabilmente nel corso degli anni non ci siamo accorti. Io chiedo ai nostri amici se vogliono farci sapere se si sono accorti di questo cambio, no? Di dimensioni. Allora, par Io, condicio, Manuela, sì, chiederei anche, che vi dimmi, dimmi. siete accorti, ma soprattutto sapete come ovviare a questo problema? Perché questa è la cosa più importante, perché Adesso ci uno dice, arriviamo, come proteggerci insomma da ok, questo. Però facciamo vedere anche un'altra sì. fotografia che mostra sempre questo concetto, il fatto che nel corso degli anni e del tempo le dimensioni, la quantità, eccetera, eccetera, cambia, sempre però mantenendo lo stesso prezzo, insomma, perché poi è quella la cosa. Cioè, ecco, allora qui cosa vediamo? Ecco, Sì. qui, come dicevi tu prima, in realtà si parla più di inflazione invisibile, perché questa è veramente una cosa un po', possiamo dirla, non diciamo una parolaccia, però è una cosa un po', infame, no? Chiamiamola Vabbè, così. sì. Perché? Perché qui vediamo un'inflazione, secondo me, come la definivi tu, invisibile. Cosa vediamo? Vediamo due confezioni di cereali, una più grande e una più piccola. Avendo visto quello di cui abbiamo parlato prima, il Big Mac, uno può pensare, ok, quella più grande era nel 1970, quella più piccola è oggi. In realtà le cose sono al contrario. Perché? Perché se noi andiamo a vedere le confezioni, la confezione è quella di destra, adesso purtroppo la qualità della foto è quella che è, però la confezione di destra è visibilmente più grande di quella di sinistra. Sì. Quella di destra, però, se tu guardi le oz, quindi le once che contiene, sono minori rispetto a quella di sinistra. Quindi è aumentato, è diventato maggiore la dimensione del packaging, ma minore la quantità di prodotto che c'è all'interno. E questo accade non solo con i cereali, ma con tante altre cose, con la pasta. Quindi abbiamo una riduzione del prodotto effettivo che noi vogliamo andare ad acquistare, quando magari il packaging, È più guardandolo dal supermercato, grande. ci sembra anche più grande, Che poi, vabbè, l'acqua. a parte lo spreco, vabbè, poi qui si aprirebbero altre, cioè, insomma, nel packaging che se poi non contiene la quantità Sì. adeguata è anche uno spreco proprio, ma Assolutamente. ecco, e poi è ancora più un inganno perché io vedo una confezione grossa e poi mi ritrovo all'interno invece quello che non corrisponde alla grandezza della confezione. Assolutamente. Quindi è una shrinkflation che agisce un po' in tutti i modi. L'importante è capire che c'è la riduzione di quello che vado a comprare effettivamente. Io non è che sto comprando la scatola di cereali, io sto comprando i cereali che ci sono all'interno. Quindi che sia in questo modo, che sia nel modo del Big Mac, comunque questa shrinkflation in qualche modo sta erodendo il nostro potere di acquisto e continuerà a eroderlo nel futuro.
E chiedo anche qua a chi ci sta seguendo, ai telespettatori, l'avete mai notata questa cosa? Vi è mai capitato, ad esempio, andare al ristorante e vedervi ricevere la bottiglia da 45 cl piuttosto che da mezzo litro, o quella da 33 cl, sempre allo stesso prezzo di prima? Vi è mai capitato di vedere al supermercato rotoli di carta igienica, dove prima ce n'erano 12, adesso ce ne sono 10 con lo stesso prezzo? Perché sono co o con quattro veli piuttosto, cioè, insomma, ce ne sono tanti tipi di questa Sì, shrinkflation, mamma però. mia, sai che, no, guarda, questa è una cosa illuminante, secondo me, quello che stiamo mostrando e ti ringrazio Matteo, perché viene mal di testa, nel senso che andare a fare la spesa rischia di diventare, lo è già, soprattutto quando non si ha tempo, però rischia di diventare un vero e proprio lavoro, perché se tutti, bene o male, siamo attenti al rialzo dei prezzi o comunque alla scelta, no, di prodotti, abbiamo fortunatamente tanti prodotti tra cui scegliere, quindi magari valutiamo quello che in base al rapporto qualità-prezzo ci fa risparmiare anche qualcosina, no, d'ora in avanti dovremo anche confrontare la dimensione e praticamente delle confezioni e quello che le confezioni contengono, quindi insomma bisognerà a fare foto ogni volta che andiamo perché ci dovremmo rendere conto, cioè se no non ci rendiamo conto, insomma diventa davvero complicato poi tenere sotto controllo questa situazione, ma noi, perché insomma dobbiamo cercare di dare anche una soluzione, cerchiamo di capire se è possibile, Matteo, come fare per proteggerci Sì, noi non da questo. dobbiamo fare le foto, chiaramente, altrimenti, come dici tu, ci viene il mal di testa e diventiamo pazzi. Dobbiamo cercare di proteggerci, tanto ormai le cose sono così, nel senso che non è che è quel mezzo, quel 50 grammi di pasta in più che ci cambia la nostra situazione finanziaria personale adesso. Quindi dobbiamo cercare, è nel lungo periodo che questa cosa però può essere un problema, insieme è legata all'inflazione. Quindi noi dobbiamo cercare di proteggerci non solo dall'inflazione, ma anche da questa shrinkflation. E i modi sono esattamente gli stessi per l'inflazione. Non è che io, quando ricevo l'acqua da 45 cl al ristorante, dico al cameriere: aspetta un attimo, portami quella da 50, perché mi manda quel paese, insomma, quella è quella che hanno. Quindi Certo, certo. dobbiamo proteggerci con i mercati. I mercati finanziari sono l'unico modo per creare ricchezza nel futuro e per far salire, diciamo, il nostro patrimonio costantemente nel tempo. Adesso ovviamente stiamo parlando di un'inflazione ad oggi molto alta, quindi abbastanza alta rispetto a quella che è stata negli ultimi anni. Parliamo di stime 5% sul mese in America, negli Stati Uniti, in Europa siamo comunque circa su questi numeri, quindi dobbiamo in qualche modo cercare di proteggerci. Al momento i mercati finanziari e in particolare i mercati azionari, insieme ai mercati delle criptovalute, per chi magari ama anche un po' più l'adrenalina, un po' il rischio, sono gli unici mercati che ci stanno dimostrando che comunque ci si può proteggere da questo pericolo. L'obbligazionario in questo momento non ci copre, quindi l'alternativa migliore qual è? Investire sì nei mercati, ma cercando di diversificare il più possibile i nostri investimenti. Quindi non andare tutto su un singolo mercato azionario, ad esempio, non possiamo investire tutto sul tech, perché il tech è ai livelli di massimi storici e non possiamo permetterci di rischiare troppo. Dobbiamo sempre avere un portafoglio ben diversificato. Però il concetto è che devo investire diversificando. Se non investo, tengo i soldi nel conto corrente, purtroppo l'inflazione e la shrinkflation tra 8 anni ci mangeranno. Quindi la Ecco, per soluzione è esempio, investire. guarda, visto che stiamo parlando proprio del mese dell'educazione finanziaria, uno dei preconcetti e degli errori di valutazione che si fanno quando si parla di finanza è proprio quello che hai detto tu indirettamente, cioè si pensa che se non si ha a disposizione un grosso capitale non si possa investire. E non è così, cioè ovviamente in base al capitale che abbiamo a disposizione decidiamo come dirottare, no, i nostri soldi. Chiaramente chi avrà a disposizione un capitale di partenza più alto farà degli investimenti più ingenti, chi invece avrà un piccolo capitale ne farà di più piccoli. Però vero, è questo, di solito si pensa no, non ho la possibilità di avere a disposizione un gruzzoletto e quindi non investo. Però No. si rischia di peggio, insomma, quello che stavi dicendo tu. Sì, no. Allora, qua bisogna anche dire, ovviamente, chi ha dei patrimoni particolarmente alti avrà un tipo di investimento, andrà sull'immobiliare, sul private equity, quindi andrà a fare determinati investimenti che il piccolo Non può risparmiatore non fare, può fare. Però certo. comunque il concetto è quello che va bene iniziare. Ovviamente dico, il risparmio è 50 euro al mese, forse 50 euro al mese da investire nei mercati, la prima cosa che sarebbe fare è cercare di capire come aumentare il mio risparmio, quindi non tanto dove mettere i miei 50 euro al mese.
un buon risparmio mensile, secondo me può essere dai 200 euro al mese in su, per poter iniziare a costruirsi qualcosa di buono anche nei mercati. Di meno si rischia di pagare A, troppe commissioni, B, uno spread, e C, non ci dà comunque quelle garanzie in più, anche perché l'inflazione su 50 euro non è che la vediamo così tanto, la vediamo su dei gruzzoli di accumulazione di capitale che comunque richiedono anche di determinati capitali. Però il concetto è sempre quello, cioè che tu abbia 30 milioni, che tu abbia 10.000 euro, sempre una parte di quei 30 milioni o tutti quei 10.000 euro nei mercati finanziari in qualche modo devono essere messi, altrimenti, come dicevamo prima, si rischia A per l'inflazione e B per la pensione, che questo è un altro certo, macro tema di cui non parleremo in questa sessione. No, assolutamente. Beh, guarda, tu per esempio prima dicevi giustamente diversificare gli investimenti, diversificazione, perché altrimenti se puntiamo tutto su un settore, se quel settore crolla, cioè molto semplice, no, il ragionamento, crolliamo anche noi, quindi diversificare. Pensa che è una delle domande che sono state poste proprio nella ricerca di cui parlavamo prima, fatta proprio per capire a che punto è l'alfabetizzazione finanziaria in Italia, una delle domande più frequenti è stata questa, cioè cosa si intende per diversificazione degli investimenti, e effettivamente si è notato che non si sa che cosa si intenda, quindi torniamo al concetto di partenza dell'importanza proprio di avere almeno delle basi sul discorso della finanza, perché altrimenti poi si rischia davvero di perdere dei soldi. Matteo, allora io ti ringrazio per averci spiegato questo concetto e per avercelo mostrato praticamente. Voi cosa state, quindi su quali altri temi state puntando per tenere alto questo discorso? C'è qualcosa in particolare su cui vi state concentrando? Allora, i temi più importanti da far capire alle persone secondo me sono il concetto di ricchezza e povertà, perché è lì che poi colpisce la persona effettivamente. Quando tu dici a una persona, ma tu vuoi nel futuro essere più ricca o più povera? Perché è quello che alla fine che importa alle persone. Non parliamo di ricchezza che ti compri lo yacht, sei milionario, ma parliamo di ricchezza intesa come tu nel futuro potrai permetterti una vita dignitosa, magari come te la stai portando avanti adesso o anche meglio. E questo concetto lo vediamo anche molto spesso su un tema su cui noi ci focalizziamo molto, che è il tema delle pensioni. Questo, come dicevo prima, è un grande settore, perché sappiamo bene che, parlando di pensioni, da qui ai prossimi 20 anni non sapremo quanto sarà il tasso, diciamo, di quanto sarà il nostro stipendio pensionabile in Italia. Certo, certo. Non sapremo quale sarà l'età a cui potremo andare in pensione, perché l'anno 2030, come probabilmente sai, è l'anno in cui il sistema IMSS rischia di implodere, l'anno zero per il sistema IMSS, imploderà. Perché andranno in pensione tutti i figli del baby boom, quelli nati negli anni 63-64, le nascite in Italia sono diminuite del 40%, se non ricordo male, dal 2008. Ecco, anche questo è un po' un processo come la shrinkflation, perché piano piano aumenta sempre di più e ci renderemo conto di quanto è dannoso per la società, no? È un parallelismo magari un po' forzato, però il tema è questo, che magari non è che ci accorgiamo che non ci sono tante nascite da un giorno con l'altro, ma nel corso del tempo ci accorgeremo non tanto numericamente di cosa stiamo parlando, ma di quello che comporta appunto a livello sociale. Sì, assolutamente, è una cosa che non notiamo, perché nella vita di tutti i giorni non se ne parla. Esatto, non se esatto. Ne parla, i media non ne parlano, meno la maggior parte, quale fonte ovviamente se ne parla, perché è un media di economia e di finanza. Certo, però è un certo. Problema enorme, è un certo. Problema enorme, nessuno ne parla, noi stiamo cercando in qualche modo di divulgare un po' questo messaggio. Investire nei mercati facendoli in maniera comunque, e pianificare le proprie finanze facendole in maniera accurata, come hai detto tu prima, diversificando, che è un termine che molti non sanno neanche cosa vuol dire, però è estremamente importante. Noi adesso lo stiamo vedendo con il nostro protocollo, che è un percorso che stiamo dando un po' ai nostri clienti, e fa capire proprio questa cosa qua. Certo, però credo certo. Che sia la base, almeno questa è la base per assicurarsi, non dico la libertà finanziaria di cui parlano tutti, perché la libertà finanziaria esiste solo in determinati casi, è per assicurarsi una sicurezza finanziaria nel futuro. Assolutamente sì, grazie Matteo Talarico, grazie al team di OG Trading naturalmente per questo spazio formativo importantissimo, e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, un saluto Emanuela, saluto a tutti. Grazie, ciao. Grazie, allora noi continuiamo per tutto il mese di ottobre a parlare di educazione finanziaria, ma
comunque di fatto lo facciamo sempre. Non ci fermeremo sicuramente al 31 ottobre. E andiamo in pubblicità tra poco, ritorniamo sui mercati, ma faremo anche un resoconto del nostro report sulle donne, sull'universo femminile e sul business. Sapete, un trend che abbiamo iniziato, un percorso che abbiamo iniziato dalla maratona dell'8 marzo, in cui abbiamo voluto, insomma, mettere in luce quello che ancora manca sul fronte dell'imprenditoria femminile. Allora, oggi è l'8 ottobre e lo facciamo come ogni mese, a tra poco.